Bravo, bravo, bravo. Vieni qui, come ti chiami? Bosco Giovanni. Bosco, Bosco. Ma sei figlio di Margherita? Signore. Ah, non t'avrei riconosciuto. E tu non ti ricorderai di me. Eri tanto piccolino quando io venivo a casa tua, prima che morisse il tuo povero padre. Bravo, Giovannino. Chissà quell'uccellino quanto ti sarà riconoscente. Cosa leggi? Ah, il catechismo. Bravo, bravo. Allora vai a scuola. No, signore. No, come no? E perché? Perché mio fratello Antonio non vuole. O come sarebbe a dire non vuole? Dice che io devo lavorare nei campi con lui. Oh, ma è un bel tipo. Ma tu avresti voglia di studiare? Io sì. Sei proprio sicuro? Sì, sì. Sì? Beh, allora senti, uno di questi giorni vieni a trovare alla canonica, su, a Murialdo. Domanda di Don Calosso. Vedremo subito se hai voglia di studiare. E se sarà vero, parlerò io con tuo fratello. Hai capito? E poi, lascia fare a me. Addio. Giovannino, non dimenticarti, ti aspetto. Va bene. Quando si lavora come lavoro io. Giuseppe, di a Giovannino che si sbrighi. Non ne dovrebbe avere per quello che fa il signorino. Buonasera mamma, buonasera nonna. Buonasera Giovannino. Nonna, venite anche voi. Gli ho già detto che ti libri a tavola, almeno non ne voglio vedere. Thank you.
Questa stella di certo significa che è nato al mondo il Salvatore. Andiamo a cercarlo. L'hai fatta apposta per far dispetto a me. E non è la prima volta che ti diverti a darmi noia. E nemmeno l'ultima. Può darsi, ma questa volta una lezione te la voglio dare. Ma che lezione vuoi dare? Tu sei buono solo a far la predica. Sì, eh? Senti, se tu mi avessi parlato così qualche giorno fa, io ti avrei messo a posto con questi. Oggi invece voglio fare altrimenti. Cioè? Cioè così. Voglio farti vedere che a far prediche mi son fatto polmoni buoni e che le gambe le ho migliori delle tue. Ma va va, non ho tempo da perdere. No, no, troppo comodo. Invece guarda, vedi quella bella strada laggiù? Ci faremo una bella corsa. Se vinci tu mi dirai buona nulla. Se vinco io... Sentiamo cosa farai. Se vinco io la predica, verrai a leggerla tu. Va bene, andiamo, andiamo. Fecero un viaggio lunghissimo. Mentre camminavano, la stella andava sempre davanti come per insegnare il cammino. Prima di arrivare a Betlemme, dove stava Gesù bambino, passarono per la grande città di Giuda. Non scole sed vite discendum est. Celum non animum mutam tram mare currentes. Bravo, proprio bravo. Hai visto, eh? Noi abbiamo fatto in 5 mesi quello che gli altri fanno in 2 anni. Te lo dicevo io, altri 5 mesi e tu entri al ginnasio. Ma costa andare al ginnasio? Certo costa, ma lascia fare, qualche santo provvederà. Va, piuttosto non ci montiamo la testa e pensiamo al presente. Oh, per domani tu tradurrai da qui fin qui. Va bene. Hai capito.
Si capisce? All'asciutto il signorino. Deve diventare un grand'uomo, no? E così a scopare siamo noi contadini, vero? Ma la vuoi finire di prendertela con quel ragazzo? Che cosa ti ha fatto, eh? Niente. Però dico che se dura ancora un po' questo tempo, di pane ce ne sarà poco quest'inverno. E quel poco se lo mangerà chi se lo sarà guadagnato. Ecco quello che ho. Guarda un po'. Sembra che esageri. Sente meglio? Oh, che cosa? Niente. Tra poco poi starò benone. Voi donne, andate di là un momento. Senti, senti, prendi, prendi questa chiave di quel mobile là. Tutto quello che troverai lì dentro è per te. Ci sono 6.000 lire. 6.000 lire. Per te. Farti studiare, né? Don Calosso, zitto, io... Zitto, zitto. Hai studiato la lezione per oggi? Sì. E allora mettiti al mio tavolo. Lì c'è il mio libro. Leggi. Leggi. Non nobis sed patriae vivamus. Multi non dominum. Dominus. Dominum. Dominus. Mente hominis spectator. Non frontes multes simul. Saranno stati 10 anni che non si facevano vedere. Sì, Giovannino. Vieni un momento di là.
Sì, un po', Giovannino. Don Calosso non ti ha consegnato niente prima di morire, eh? Non ti ha parlato di me, dei suoi nipoti. Mi ha dato questa chiave. È proprio quello che cercavo. Grazie. Proprio alla vocazione. Ah, per questo non c'è dubbio. Va bene, mandiamola a Chieri. Lì la scuola c'è, il seminario c'è, ma le spese chi le farà? Qualche santo provvederà. Speriamolo, perché io con l'annata che abbiamo avuto, più di quanto ho fatto proprio non posso. È permesso? Avanti. Papà, manda questo per Giovannino. È grano. So che anche i vicini manderanno dei regali. Quanto meglio. Val Brown, eh? Ecco la tua strada.
sono 5 chili scarsi. Dunque, riso 1,20, formaggio 2 lire, grano 2,50, lardine 50, sono 6 scudi, va bene? Eh? 6 scudi. Uno scudo, 10, 20, 30, 40, 45, 50. Questa è la raccolta. Questa è la geografia. Il dizionario e questa è la grammatica latina. Quando avrai imparato tutto questo, sarai diventato un professore. Ciao. Domani gli esami di licenza. Ma ti rovinerai la salute. Bene, bene. E mi pare che basti, eh? Dunque, Bosco Giovanni. Plusquam optime, eh? Bravo, Bosco. Il consiglio dei professori ti dà la licenza con la qualifica di plusquam optime. Grazie. Ed ora, cosa farai? Torni a casa tua? No, vorrei entrare in seminario. In seminario? I filosofi ammettono la verità di questa tesi, che cioè il desiderio di felicità è posto in noi dalla natura. È l'alfa e l'omega di tutti i nostri desideri. È il principio e il fine di tutta l'attività umana. Oh, allora, per la prossima lezione vi preparerete sopra il primo articolo del capitolo 4. E tu, Bosco, come al solito, raccoglierai e mi consegnerai gli appunti fatti sul quaderno. Sì, signore.
E adesso, come lo mio, non ti metterai subito a studiare. Vieni con me in cortile a fare quattro corse. No, non mi sento di correre. Ma non capisci che sarebbe l'unico rimedio per curare la tua debolezza? Andiamo. Secondò valorosamente lo zelo della Beata Vergine Colletta. I frati minori che praticavano la loro regola sotto alcune clausole e dispense ottenute dalla Santa Sede portarono dopo il pontificato di Innocenzo IV il nome di frati conventuali. Bernardino, senza riguardo a questa specie di possesso, concedì il disegno di... Ne voglio fece il mio rovino suo, il gerico se mi gerà per donne. Voglio papi e figlio, scrivi tu i santi. Benedicto Deo sin doni suis, e santo signor non so per voi suis, scrivi il regno di insegno. Signore Torre, comodo si sente male. Sono salvo. Santum, quorum remiseris peccata remittuntur eis, et quorum retinueris retenta sunt.
Sola innocentie induat te Dominus. Promittis mi et successoribus meis reverentiam et obedientiam. Promittio. Pax Domini sit semper tecum. Amen. Oggi. Sicuro che è festa, è la prima messa di Don Bosco, figlio di Margherita. E tu, come mai sei qua? Non hai casa? Sì, ma... Beh, che cos'hai? Ho capito. Ne hai fatta una grossa e non hai il coraggio di tornare a casa. Non è vero che è così? Dimmi, come ti chiami? Carlin. Dove abiti? Dimmi, dove abiti? Yeah.
lei la madre di Carlin? Sì, perché? Venivo a trovarlo. È in casa? No, non c'è. Non c'è mai. Anche adesso sarà all'osteria. Ma entri, reverendo. Sì! E metti come niente! Perché ti trovassi? Ma adesso vuoi di qua, Carlino! Ma se prima era da guarda, gli veniva a me! Ma ti sei allata! Sei persuaso che lui non l'ha fatto apposta e che se tu non l'avessi provocato ora non saresti qui? Eh? Dimmi, ti sei persuaso? Sì, però lui non ma doveva... Ma però, ti ripeto che lui è molto addolorato e tu non gli devi negare il tuo perdono. Ora vado a trovarlo in prigione e gli dirò che quando vi ritroverete vi stringerete la mano da buoni amici. Su i piedi! Don Bosco, io vado a dire agli altri che lei è arrivato. Va bene. Ho una buona notizia da darti. A dove credete di essere? All'osteria? Rosa Tirpe. Ma io l'ho che vuol confessare. C'è nessuno che vuol fare la confessione. Non è a me che importasse da morire, papà. Gnacati, un culo a grinta. Hai sentito? Ricordati di quello che ti ho detto e appena ti lasceranno libero, vieni a trovare. Ciao, Luciano. Don Bosco. Ho sentito. È un condannato a morte. Lasciaci stare.
figlio mio. Metti le tue mani tra le mie. Così. Ti senti più calmo ora? E allora di con me. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Benedicta. Don Bosco, utopie sono queste. Il mondo è fatto così. Ci sono i poveri, ci sono i ricchi. Eppure, mio caro Tonin, qualche cosa si deve poter fare. Ancora non l'ho bene chiaro in mente, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio ci riuscirò. Tu che fai lì? Che vuoi? Sei venuto a servir mesta? No, non sono capace. E allora? Cosa sei venuto a fare qui? Ma guarda un po'. Via, 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 via. Chi ti ha insegnato a entrare nelle sacrestie senza chiedere il permesso? Ti insegno io l'educazione. Via, 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 via. Tonin! Tonin! Ascolta! Non mandare via quel ragazzo. Tornati indietro. Tornati indietro. Vieni, vieni avanti. Ah, Tonin. Ti pare questo sia il modo di trattare i miei amici? Suo amico? Ma certo! Che amico mio! Scusi, Don Bosco, non lo sapevo. Ah, Tonin. Ti volevano mandar via, eh? Come ti chiami? Bartolomeo Garelli. Hai papà e mamma? Oh, poveri. Lavori? Qualche volta. Cosa fai? Al muratore. Ah, il muratore. E alla domenica, cosa fai? Niente. Oh, male. Ma vedrai che d'ora innanzi ti troverò io il modo di passare bene la domenica. Sai leggere e scrivere? No. Conosci il catechismo? Ma insomma, qualche cosa saprai ben fare. Sai cantare? Già ti sai. Finalmente. E ora all'aperto a giocare. Ah sì, è vero, un momento. Fermi. Sentite, sono 6 mesi che l'oratorio è aperto e non vi dico i reclami e i guai che la vostra allegria mi ha procurato, specialmente quelle dei giocatori di pallone. Oh, intendiamoci, musi lunghi non ne voglio vedere. Ma nemmeno troppi vetri rotti, eh? Beh, allora adesso siamo d'accordo? Sì. Allora andate a giocare. Andate a giocare. Questo è uno spettacolo nuovo per te, ma è già qualche anno che ogni domenica me lo godo e Dio solo sa quanto mi costi di buona volontà metterlo assieme. Comprendo, Don Bosco. Se vuoi aiutarmi, come hai detto, non ti ci vuole, almeno per i primi tempi, che molta pazienza e buoni polmoni. Ah sì, quelli sempre. Ecco, vedi per esempio adesso. Ehi, voi altri, laggiù, io ci ho detto di non andare al di là di quel posto. Il prato non è nostro. Come ve lo devo dire? Benedetti ragazzi,
scusi, reverendo, è lei, Don Bosco? Il commissario di Porta Palazzo vorrebbe parlarle, se è possibile, subito. Il commissario? Sì. A prescindere dal fatto che sia soltanto lei a capire e a giustificare l'assembramento di 500 o 600 ragazzi, qui ci sono delle denunce scritte di onoratissimi cittadini che si ritengono danneggiati dalla condotta dei suoi ragazzacci, o birichini, come li vuole chiamare lei. E aspetti, gliela leggo subito qualcuna, va. Ecco qua. Informo vostra signoria illustrissima che il 12 del corrente mese dei ragazzi condotti da un prete hanno invaso, calpestato e rovinato un campo di mia proprietà. Per danni che ammontano alla cifra di 245 lire. Un'altra. Informo la signoria vostra illustrissima che un'orda di ragazzi ha devastato una siepe per la lunghezza di 50 metri. E poi ce n'è un'altra che è tanto carina. Dove lo... Ah, eccola qua. Eccola. Ho dovuto constatare che la raccolta delle ciliegie nel frutteto di mia proprietà era già stata accuratamente compiuta. E lo risparmio la lettura di tutti questi altri capi di accusa. Caro reverendo, io sono disposto alla massima indulgenza, ma prevedo che tutta questa gente per queste lagnanze finiranno col provocare l'attenzione della ragioneria municipale. E questa ragioneria municipale ti ha dimostrato fino ad oggi di saper tutelare con tanto appassionato zelo le sorti della tranquillità e dell'ordine cittadino. Non è, o miei signori, l'odio di parte che mi spinge, ma la difesa degli immortali principi che sono il presidio delle nazioni moderne. Nulla ci vieta di pensare che questo sacerdote, fedele alla politica del potere temporale, abbia intenzione di trasformare al momento opportuno questi suoi sfaccendati in un covo di cospiratori provvisti eventualmente di armi. Laonde io propongo formalmente che si proceda a diligente perquisizione nella casa del teologo Giovanni Bosco. Ma guarda un po' come mi hanno ridotto la camera. E lei? Non ha detto nulla? Io? E cosa dovevo dire? Sì, quando li ho visti persuasi che le carte più compromettenti erano i conti del panettiere e del salumaio, ho proposto loro di pagarmeli, ma non hanno voluto accettare. Avanti. Cosa c'è ancora? Vieni, vieni, vieni. Ah, fratelli Filippi, reverendo Don Giovanni Bosco, siamo dolenti di doverle comunicare decisamente una brutta giornata per il nostro oratorio. Scusi, desidera? No, no, non volevo disturbarla. No, no, dica, venga avanti. Un momento. Ecco, reverendo, mi avevano detto che lei cercava un nuovo posto per i suoi ragazzi. Sì, è vero, perché? Perché ho un mio terreno qua vicino, con una tettoia anche. Forse potrebbe fare il caso suo. Ah. È proprio qui a due passi. Quando crede possiamo andare a vedere. Grazie, ci vengo subito.
Ecco, vede, Don Bosco, i suoi ragazzi staranno riparati del sole e dalla pioggia. Il mio terreno va fin laggiù, poi a quella fila d'alberi, poi a quel muro. È grande, no? Sì, il terreno va, ma a questa tettoia qui c'è tutto da rifare. Va. Capisco che la buona volontà non ci manca, ma... Ma sì, è un'occasione per i ragazzi, muratori, falegnami, avranno modo di farsi onore. E poi guarda, c'è già lei, guarda quanto è bella. Con l'aiuto suo e con quello tuo vedrai come tutto qui si trasformerà. Alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Vedi?
conosco libero, Don Bosco, e apprezzo molto le sue teorie, ma ho i miei dubbi sulla loro pratica. Eccellenza, sono io qua apposta per dargliene la dimostrazione. La proposta che lei ha fatto di condurre a spasso i 300 discoli della generala ha fatto tremare le vene e i polsi al nostro bravo direttore dell'Istituto Corrigendi. Ma ha pensato alla responsabilità che ci assumiamo? E se qualcuno fuggisse, per esempio? Stia tranquillo, eccellenza, nessuno fuggirà. Anzi, la pregherei formalmente di non mandare nessuna guardia, né travestita né in uniforme. Voglio assumere intera io la responsabilità. Si fidi di me, eccellenza. E va bene. Voglio accontentarla. Grazie. Dunque, ragazzi, oggi io e i guardiani facciamo riposo. Don Bosco ha ottenuto da Sua Eccellenza il Ministro per voi un'intera giornata di libertà. Silenzio, silenzio! Ma intendiamoci bene. Giornata di libertà che avrà esattamente termine alle 5. 5, intesi, eh? Di raccomandazioni non ve ne farò che una. Pensate alla grande responsabilità che egli si assume. Va bene? Ed ora, caro Don Bosco, che il cielo l'aiuti. Fatti! No, no, grazie, lasci pur fare. Venite avanti con me, alla buona e allegri! Tanti e tanti anni, ma il giorno in cui ella venisse a mancare, che cosa ne sarebbe delle sue opere? Ecco, veramente io avrei pensato di formare un gruppo di persone improntate al mio spirito, che vivessero fin da ora con me nell'oratorio. Ma se il governo soppresse molte congregazioni religiose e pensa di sopprimerne ancora, come si può pensare a fondarne delle altre? Lasci fare, che la legge di soppressione la conosco bene. Essa non le reca nessun impiccio. Basta che lei costituisca una società in cui ogni membro conservi i suoi diritti civili, sia soggetti alle leggi dello Stato, paghi le tasse e via dicendo. Nell'oratorio di San Francesco di Sales e nella camera del sacerdote Giovanni Bosco, da lui convocati e lui presente, si radunavano il sacerdote Lasonacchi Vittorio, Savio Angelo, diacono, Rua Michele Suddiacono, Cagliero Giovanni, Francesia Giovan Battista, Provera Francesco, Divarello Carlo, Lazzero Giuseppe, Bonetti Giovanni, Cerruti Francesco, Durando Celestino Chierici, allo scopo di suscitare e conservare lo spirito di vera carità che richiedesi nell'opera degli oratori per la gioventù abbandonata e pericolante, e perciò stabilivano di erigersi in società. Il 18 dicembre dell'anno del Signore 1859.
Avanti. Oh, sei tu, Rua? Come, Don Bosco? Ancora un viaggio? Sì, ma questa volta non sarò io a farlo. Ricordi quel sogno che io ho fatto tanto tempo fa, di quei selvaggi in terre strane, misteriose, che alla presenza dei nostri sacerdoti gettavano le armi, si inginocchiavano e pregavano con loro ai piedi di una grande croce? Sì, ricordo benissimo. Bene. Sono mesi e mesi che io ho passato chiedendo alla provvidenza di illuminarmi sul significato di quelle visioni. Oggi le mie preghiere sono state esaudite. Guarda, leggi. Il console dell'Argentina mi invita ad inviare dei nostri sacerdoti in Patagonia. In Patagonia? Laggiù la parola di Cristo non è ancora arrivata, ma ci penseremo noi a mandarla. Ci vogliono dei giovani audaci, entusiasti, pieni di fede. Ho detto che ci volevano dei giovani audaci, entusiasti, pieni di fede. Ed è per questo che ho scelto voi. Che ho scelto te, Cagliero. Te, Fagnano, Castini, Tomatis e Allavena. E voi, coadiutori e maestri d'arte. Voi, benché poco numerosi, sarete come il biblico granello che germogliando darà origine ad un grande albero. Andate. Ancora una volta vi raccomando con particolare insistenza la dolorosa posizione di molte famiglie italiane che vivono disperse in quelle terre. Per esse, cui la sventura o la miseria ha posto in terra straniera, siate come fratelli.
Vedi, oramai anche a camminare faccio metà con te. Ma, caro Rua, fra poco sarai solo a fare tutto. Sono tanto stanco. Ma perché non si prende un po' di riposo? Riposo? Sì. Le mie vere vacanze stanno per cominciare. Oh, Don Bosco, cosa dici adesso? Sì, a Don Bosco non resta che fare una buona conclusione. Siediti, siediti, Rua. E non ti spaventare. Le fatiche e i sacrifici saranno molti. Ma pensa che qui siamo nella piccola cascina Pinardi, dove 40 anni fa la mia buona mamma, entrando per la prima volta e guardandosi attorno preoccupata, diceva: manca tutto qui. Aveva ragione, sai. Ma lei era già lì ad attenderci. A lei mi sono rivolto mattina e sera. E tutto quello che si è fatto è opera sua. Anche quello che resta da fare e che farai tu e gli altri dopo di te sarà opera sua. Gli oratori, i laboratori, le scuole, le missioni andranno moltiplicandosi e voi sarete migliaia e nuove città e nuove terre vedranno la vostra opera di bene. Tu mi guardi come 40 anni fa mi guardava qualcuno che mi credeva pazzo, ma però tu sai se ho avuto ragione io. Credi a me. La chiave del segreto è sempre questa. Lavorare e pregare. Lavorare e pregare.